Si yo pudiese traducir la Biblia, creo que el verseto 6 del Salmo 23, yo lo haría más o menos así. Sí, 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 la bondad y e la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Estaré seduto. En la casa di Dio per sempre durante la durata dei giorni. Leggete voi il versetto 6 del Salmo 23 e voi avreste un'idea di che ovviamente la traduzione mia non è corretta al 100% ma è letterale per avere un arricchimento più grande di quello che significa il salmo. Ora qui noi abbiamo tre parole che io vorrei parlare con voi, ma in questo video facciamo la prima, bontà. Questa parola si pronuncia in ebraico Tob. Tob è una parola che io l'ho trovata 564 volte nella Bibbia ebraica. E è una parola che ci fa sentire l'idea di gentile, suave, affascinante, ameno. Quando si manifesta, tutto è una cosa divertente, simpatica, attraente, garbata, affabile, graziosa, gradevole, dilettevole. Possiamo dire che piacevole sarebbe la parola più o meno giusta. En la sua radice, cuando se parla que la voluntad de Dios se manifiesta en nuestra vida. La he encontrado solo 66 veces en el libro de Salmi, y aquí sembra que es donde se usa en più. Ahora, Tov es totalmente conectado a la idea de una buena cosa. Cuando se habla de bondad, es una buena cosa, es un grande beneficio, es un gran bene. Pieno del favore, la gracia, y la pietà, la caridad, el compatimento, la commiserazione de Dios se trova en todo. Entonces, diventa una donazione che noi abbiamo ricevuto da Dio, che viene solamente dall'interiore di Dio. E questo è benessere come conseguenza contrate la felicità e la prosperità di Dio. Cuando todo es manifestado en nuestra vida, este, esta cualidad que he dicho, son dentro de nuestra realización como personas que hemos recibido este bene de Dios. Ahora, prosperidad que viene en el Salmo 23.6, que estamos leyendo adesso È a causa del nome di Dio. Ricordatevi bene che abbiamo parlato in questo salmo che non è per l'amore di Dio che Dio fa le cose. Dio fa le cose per la fama del suo nome, perché è la sua reputazione che sta in gioco, per dirlo così. Ora, nel Salmo 4.7 ci dice che il salmista scrive eh, Potremo vedere il top di Dio? Quindi in questa preghiera è una cosa che noi possiamo aspettare, questa grazia in nostra vita. E nel 34 34.11 ci parla quando i leoni... Eh, le può mancare qualcosa di mangiare, ma a colui che cerca a Dio non le manca nessun toba. Questo versetto è molto bellissimo, perché ci parla e fa la paragona tra un leone e un essere umano. Un leone le manca, ma a una persona che cerca e qui dobbiamo vedere un po' la parola ebraica cercare perché è molto interessante. Se voi vedete un leone, per esempio, è un animale che scopre dove può mangiare, è un animale che è rovista, è un animale che scruta, cerca, cammina. E questa intensità di trovare il cibo è di quello che l'uomo anche deve fare se cerca all'altissimo. Deve avere questo annusamento, se lo posso dire così, deve avere questo eh, eh, se seguire il cammino, il sentiero sempre. Deve avere eh, questo eh, desiderio di de continuità, continuità, conto, continuità insistenza eh, recidiva. Vuol dire che la persona eh, deve ritornare sempre, con persistenza, insistenza, continuità, perché se io mantengo questo atteggiamento, io troverò... Il TOV di Dio. E nel verso, versetto 13 di questo stesso salmo, eh, ci dice che chi è l'uomo che desidera e ama i giorni della vita per vedere il TOV? Fa la domanda. Il verso 15, anche di questo stesso capitolo, dice, eh, Fate indietro di quello che è cattivo e fa tob quindi tob anche è un'azione che io posso fare e la mia stessa idea la troviamo nel 37 27 quindi se io faccio un riassunto della parola tob in ebraico posso dire che prima è una cosa che dà la possibilità di vedersi Porque proviene de Dios. Segundo, no es escaso. Si yo sigo, si yo lo cerco, eh, si yo cerco le impronte de Dios, yo puedo encontrar también. Y la tercera eh, idea es que es una cosa que se debe hacer. El hombre E riceve l'invito a fare delle benevolenze, delle bontà, delle cose piacevoli, affabili agli altri esseri umani. E spero che questo piccolo video vi sia pi piaciuto. Vi prego di ascoltarlo ancora perché, come ho fatto il riassunto, bontà, la bontà ce l'ha tre diverse maniere di trovarsi in ebraico. E questo vi potrebbe essere molto utile per la vostra vita spirituale. E quindi vi prego di condividere questi video e ovviamente dicete che vi piace il video. Ci vedo quando ci parliamo riguardo a misericordia. Ciao.